Prima neve. Via sinistra, sarà ferrata. Arriviamo! Wow, siamo arrivati. Ciao. Ciao. Stanchi e infreddoliti, abbastanza. Yeah.
Dighe. Ehi, cosa ci fai sul mio sacco a pelo? La nonnina. Quanti gradi, vediamo? Mi riposo. E 8 gradi e mezzo. La caduta. Ma c'è la caduta dal balcone. Ok, in realtà l'avevano trovata a Giulia, ma tutti dovevano essere lì. Tutto che abbia mai visto, perché cioè è tipo notte. Buongiorno. Oggi si vede qualcosa. Wow. Sì, grazie. Ciao Matteo, alla prossima. Wow, che bello. Era. Voilà. Che aria che c'è. Arietta. So far.
Ok, welcome back. Sono Leonardo e vi do il benvenuto nella parte finale del video, in cui ho il piacere di darvi qualche dritta a proposito dell'escursione fatta e condividere con voi curiosità e consigli riguardo l'uscita. L'escursione ha inizio da Auronzo di Cadore, risalendo la Val d'Arin, dove abbiamo lasciato l'auto, poco dopo il rifugio Primula. Ci troviamo all'interno del parco naturale delle Dolomiti del centro Cadore, dove troviamo il gruppo dolomitico delle Marmarole, nel quale passa l'alta via numero 5, oltre che il bivacco in cui siamo diretti. La struttura prende il nome da Berto Fanton, dei fratelli che nel primo dopoguerra si danno all'esplorazione alpinistica di questo gruppo montuoso. Il sentiero che imbocchiamo oggi è il Cail 270 e successivamente 280, che con la bellezza di 8 km, 1600 metri di dislivello e 4 ore e mezza, ci porterà alla nostra destinazione. Durante il percorso sono presenti vari punti acqua, i torrentelli che scendono e portano l'acqua di scioglimento dei ghiacciai, altrimenti non sono presenti fontanelle. È da intendere come un percorso escursionistico per esperti, con un buon allenamento viste le percorrenze e i tratti con corda d'acciaio, che permettono la progressione lungo l'ultimo tratto, che è il più impegnativo. Dalla Val d'Arin risaliamo la strada forestale che ci accompagna lungo il primo tratto senza troppe difficoltà. Si prosegue risalendo il greto del torrente Zara, dove iniziamo a vedere la forcella dove siamo diretti e la prima neve della stagione che ci attende. Salito il greto, ci ritroviamo a continuare a salire lungo la Val Bayonne, dove incrociamo la Pausa de Bayonne e l'Alberghe de Bayonne, due spiazzi riparati a ridosso di alcuni massi per chi volesse fermarsi a prendere aria o bersi un bicchiere di vino. No, beh, questo è eccezionale. Al bivio cambiamo sentiero prendendo il Cai 280 in direzione del nostro bivacco. Da qui il sentiero sale molto pendente lungo i 1000 metri di dislivello che ci separano dalla destinazione. Non sottovalutate questo pezzo, perché anche Andrea, che è ben allenato, ha avuto non poche difficoltà. La prima volta che vedo far fatica sto uomo. Sono coppa oggi. E io su. In questo tratto è consigliabile portare un kit ferrata per aiutarsi nella risalita, dove sono presenti i cavi d'acciaio. Noi inoltre, essendo andati in novembre, avevamo anche i ramponi, che sono tornati utili per alcuni tratti ghiacciati, vista l'esposizione a nord. Una volta arrampicato l'ultimo muro, vediamo chiaramente la forcella e il bivacco situato in prossimità. Il mio consiglio è di non guardarlo troppo, dato che vista la pendenza, ci metteremo ancora un'oretta abbondante per raggiungerlo. Dopo gli ultimi sprofondanti metri nella neve, arriviamo in cima a Forcella Marmarole, dove ci attende una luce all'interno del bivacco, e veniamo accolti da Matteo, che è appena uscito per prendere della neve per prepararci un tè caldo. Un grazie fin troppo poco. Passiamo poi la serata in compagnia, scambiando quattro chiacchiere davanti alla vetrata del bivacco, che mi fa continuare a pensare alla bomba di vista che si ammira da lì. Il bivacco è praticamente nuovo, essendo inaugurato nel 2021. All'interno sono presenti ben 12 posti letto, un tavolino e due panche. Cianfrusaglie e cose da mangiare, e delle ciabatte per non sporcare il bivacco. Passiamo la notte all'interno del bivacco senza soffrire troppo freddo. È stato fatto un buon lavoro di coinventazione, ma attenzione che questo bivacco non è fornito di coperte. Un gran peccato, e mi auguro che in futuro le mettano e sistemino altre due o tre cosette. Raccomando una grande cura per questo bivacco. Una cosa scontata ma non banale è quella di togliersi i ramponi prima di entrare. Ricordiamoci di tenere puliti e sistemati questi luoghi che accolgono noi e le persone a venire. Come sempre, per chi fosse interessato alla traccia GPS, lascio qui sotto in descrizione il mio profilo Komoot, dove potete trovare tutti i miei giri. Raccomando sempre prudenza e di non prendere questi video come verità assoluta, bensì di informarsi sempre riguardo al percorso, studiando a fondo l'itinerario. Portiamo sempre il massimo rispetto per i luoghi che visitiamo e abbiamo cura dei bivacchi e strutture che ci ospitano, non abusandone e mantenendoli sempre puliti e in ordine. In descrizione trovate le musiche e l'attrezzatura utilizzata, oltre che il mio profilo Instagram, dove vi tengo aggiornati in tempo reale su ciò che mi succede e spoiler delle future escursioni. Ringrazio i Patreons e i supporters del canale, grazie per la visione e al prossimo video.